Eccolo, sì, ormai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, azzurro il canale, un'altra bevita insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare di alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Slovenia, che riguardano il curriculum taroccato di Čeferin, che sembra essere uno della stessa cricca di Kinè e tutti gli altri della cordata, perché continuiamo a sentire delle storie veramente da capogiro e veramente sembra che tutti questi soggetti qui si siano trovati tra di loro. E adesso magari viene fuori anche che Gravina ha inventato qualche intruglio per diventare presidente della FIGC, non lo sapremo mai, però ecco, intanto vi parlerò di questo. E poi delle ragioni per cui Agnelli si sia spinto così lontano a denunciare ufficialmente Paolo Zigliani, che sembra essere il vero colpevole di aver fatto partire l'inchiesta Prisma con i suoi continui articoli denigratori, diffamatori su Fatto Quotidiano, parlando di cose che non avevano riscontri e attaccando la Juve che non era neanche al primo grado di giudizio, quindi è una roba inaudita. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Ecco, anche Nila si è messa vicino all'articolo di Čeferin perché vuole essere sicura, tiene sotto controllo che questo furfante non abbia creato qualche escamotage per diventare presidente UEFA. Ha detto, a parte gli scherzi, diciamo che l'articolo cita questo: clamorosa indiscrezione giunta dal paese natale del numero uno dell'UEFA. Alexander Čeferin è nella bufera. Secondo quanto riportato da Prava, l'appena rieletto presidente dell'UEFA avrebbe mentito sul suo curriculum ai tempi della sua prima elezione. Si legge: Alexander Čeferin è solo fortunato che i media sloveni centrali non abbiano mai scritto nulla sui suoi affari e si siano resi ridicoli. Poi ancora, la maggior parte dei media globali e quelli sloveni centrali non hanno nemmeno toccato le pratiche controverse di Čeferin durante la sua prima candidatura a presidente della federazione. In particolare il numero uno aveva scritto di aver fatto parte del comitato esecutivo della Lega Calcistica Slovena e per 5 anni nella squadra dell'Olimpia, incarichi mai da lui ottenuti. Quindi ragazzi, insomma, è una roba abbastanza pesante e ovviamente ormai non c'è più niente da fare, perché se Čeferin è già il numero delle UEFA, è stato rieletto e poi si è messo come sicario vicepresidente UEFA Gravina, direi che ormai le cose sono fatte. Non so se si possa fare qualsiasi tipo di ricorso o non lo so, denunciare il fatto in qualche modo, così come è stato provato a fare con Kinè, senza però grandi risultati, ma lì si è riuscito a dimostrare tramite un documento parlamentare che Kinè aveva il doppio incarico e non poteva farlo. Quindi insomma, vediamo quello che succederà, ma di sicuro era una notizia importante da darvi e non stavo più nella pelle per dirvelo. Ieri sera avevo avuto questa novella, questa importante notizia, avevo già pubblicato il video appunto sull'ipotesi che Gravina stesse scegliendo la poltrona dell'UEFA per scappare eventualmente dalla situazione che lo vedrebbe poi mandato via, cacciato, dimissionato dalla FIGC. Quindi insomma, questo è quello che bolle in pentola. Per quel che riguarda Zigliani, ragazzi, molto importante parlarne, a quanto pare, e sembra quasi abbastanza certo, ok, ovviamente non vi posso dire l'ufficialità, lo scrittore, diciamo la giornalista portoghese che scrive sul Fatto Quotidiano, il cui direttore sapete tutti, Marco Travaglio, avrebbe fatto partire lui l'inchiesta Prisma tramite delle informazioni diffamatorie che hanno poi scatenato il sentimento popolare e hanno ovviamente spinto tutti i giornali come Gazzetta, Corriere dello Sport e tutti gli altri via via giornali appunto di parte anti-juventina a sollevare questo polverone. Ovviamente ci sono stati dei dubbi da parte della procura, che subito hanno cominciato a chiedere il materiale per fare le intercettazioni, e da lì è partito tutto. Quindi ragazzi, capite anche voi che la questione è più grave di quella che ci fanno credere e nessuno ne ha parlato fino adesso, finché Zigliani non ha chiuso il suo account Twitter, perché era bersagliato da migliaia di minacce di odio da parte di tutti gli juventini e non, secondo me, con 60.000 persone che lo seguivano. Ha abbandonato la piattaforma e adesso probabilmente andrà su YouTube, non lo so, perché vorrà monetizzare anche sul suo odio anti-juventino, che lo porterà sicuramente a un esodo di tanta gente da Twitter al suo canale, e ovviamente lì in tanti lo guarderanno, lo spingeranno, lo adoreranno, eccetera, e sicuramente lo riempiranno di like e di approvazioni. Però quello che voglio dire io è che Agnelli, oltre a dimissionarsi per levarsi da questo polverone sollevato su di lui e su tutti i CDA, lo ha fatto anche per difendersi dai suoi nemici acerrimi, tra cui Zigliani. Ed è partita una querela grossa come una casa e Zigliani sarà appunto chiamata a rispondere di questa querela. Parteranno contro denuncia, si andrà avanti per parecchio tempo, però intanto lui è nell'occhio del ciclone
E il motivo è molto semplice: danni gravissimi di immagine e diffamazione aggravata sulla Juventus. Quindi sarebbe scandaloso se tutto questo fosse partito da lui. E chi ne è Gravina e gli altri lo sanno. Ecco perché in questo momento qua c'è un momento di stasi totale anche sulla trattativa e sul ricorso CONI. C'è molto dubbio sul fatto che la Juve verrà veramente punita. Ecco perché Santoriello si è dimesso, si è tolto di mezzo. E ecco perché chi ne è non ha ancora fatto il deferimento sui finali stipendi, perché sa che rischia grosso adesso lui. Perché se non ci sono le prove di un reato fatto dalla Juve, e se non siamo ancora al primo giudizio, e questo ci dà delle mazzate con la giustizia sportiva, senza avere gli appigli degli articoli della Costituzione che prevedano quel tipo di sanzione, ragazzi, queste sono cose gravissime, per cui uno dovrebbe essere perseguito. E quindi volevo fare questo video proprio per difendere la nostra vecchia signora, fare in modo che tutto l'ambiente, juventino e non, venga sensibilizzato e capisca cosa ci hanno fatto, perché non è ancora chiaro evidentemente. Ma dopo queste due cose, ok, c'è Frederico Tarocca, il curriculum per arrivare dove è arrivato, Zigliani che fa diffamazione aggravata e innesca Prisma, dallo zero, dal nulla, perché erano fatti accaduti nel 2018, 2019, 2020, 2021, e non ci sono delle corrispondenze neanche tramite revisione di conti della Deloitte e della Consob, ok? Cioè, ripeto, la FIGC non si è costituita da parte civile all'udienza preliminare, nemmeno l'erario. Non ci sono i legali di Dybala e di Ronaldo. Non ci sono cause aperte contro la Juve da parte di civili, di legali di questi due giocatori. Chi ne è non ha intenzione di deferire questi calciatori qui, tra virgolette, immischiati in questa faccenda, e non li vuole dare neanche la squalifica, non vuole neanche dargli un'ammenda da pagare. Cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, del nulla cosmico. Quindi io mi aspetto, ripeto ragazzi, non posso dare ancora nessuna conferma perché siamo ancora all'inizio di tutto e manca ancora un po' al 19 aprile, circa 12 giorni, però intanto sollevando questo polverone mediatico da parte nostra, e abbiamo la legittimità per farlo, perché la carta canta, e abbiamo anche le carte Covisoc che certificano che chi ne è non poteva fare il processo su di noi, e a questo punto abbiamo più materiale per farci sentire e per spaventare anche questa cordata di balordi che hanno buttato frecce a non finire, dardi avvelenati per distruggerci e radiarci. Mi sento di essere un poeta, una sorta di Robin Hood dei tempi antichi, però per farvi capire che bisogna continuare a lottare, non bisogna fermarsi, e ovviamente incito molti tifosi, non tutti, perché c'è chi ama il calcio veramente tanto e lo vede come una passione e ho anche un passatempo, a disdire il più possibile la PTV, perché è quello che foraggia questi animali. Ma, grazie di esserci stati ragazzi, un pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila, non dimenticate di cliccare il bottone stivelloso qui sotto il video per iscrivervi, perché molti non sono ancora iscritti ma mi guardano da tanto tempo. Ciao!